Un saluto da Jack Monora. Ancora una sconfitta in Eurolega per la Virtus. Questa volta viene a vincere a Bologna il Bayern di Monaco 87-84, al termine di una partita veramente molto divertente ed emozionante. Però il bilancio parla chiaro: 5 sconfitte, una vittoria. Quella ottenuta a Belgrado, quando si è detto da qui parte la nostra Eurolega. Già finita. Ma no, la verità è che non è finita. La verità è che la Virtus vale questo. La Virtus è una squadra che vince una partita su 6. È inutile girarci attorno. Panchi può avere delle colpe, ma allena un gruppo modesto. Peraltro stasera, senza Paiola, il miglior difensore della squadra, e se Hackete questo è fondamentale, e volendo anche senza Zizic, che per carità, quando c'è non è che faccia impazzire nessuno, però anche a Belgrado due tap out importanti. Uno mi dirà, ma prendo 1,2 milioni all'anno, 600.000 tap out, un prezzaccio. Ok, va bene, questa assenza che non possiamo non mettere in primo piano, però parliamo dei presenti e parliamo dell'allenatore, che secondo me ha una colpa. Caro Luca, deve giocare Tucker. Guarda che Bellinelli è molto più bravo di Tucker a giocare a basket, però c'è un problema, che uno è un atleta, l'altro no, non lo è più. Non lo è più, è un dato di fatto. Posso sperare che torni, ha un talento clamoroso, tutto quello che volete voi, però in questo momento Tucker ha le gambe per competere, Bellinelli non le ha più. E Hackett, allo stesso modo, è un giocatore in grandissima difficoltà fisica. Spero che tutti tornino al meglio, quello che volete voi. Ma questo non è il film Cocoon, questa è la squadra di pallacanestro. E vedo i giocatori in una fase drammaticamente calante. Se in panchina hai Tucker, Tucker lo devi mandare in campo. Perché è quello che ha la gamba per poter competere a certi livelli. Oltre ad avere Graziulis, che forse avrebbe anche la gamba, ma non ha il ginocchio. La mia curiosità è perché è stato preso un giocatore palesemente lontano, ma molto lontano, dalla migliore condizione. La Virtus mostra un grandissimo orgoglio, lo voglio evidenziare, stava sprofondando con Polonara, con Schengheglia, con Cordinier, con Morgan, è rientrata in partita, è andata in vantaggio, però poi ha subito la fiammata del campione. La tripla di Napier che ha chiuso il match, e vi ricordate quando Baraldi diceva volevamo Napier, poi abbiamo preso Morgan, è uguale, e io risposi sto par de ciufoli. Il problema è che uno era una stella di Eurolega, l'altro è stato il miglior giocatore di Eurocup. Come dire, uno è una stella di Serie 1, l'altro ha fatto una grandissima Lega 2. Ci sono delle categorie in mezzo. E si è visto in campo un Morgan da 6 e mezzo, solo che Napier ha fatto quelle cose chiave, ti ha messo quei liberi, li ha anche lucrati con intelligenza, e poi dopo ti ha messo la bomba decisiva. È un campione, è inutile girarci attorno. La Virtus che campioni ha? Schengheglia non è un campione, è un giocatore che voglio sempre nella mia squadra, che ha lottato, che ha fatto tante cose, al quale non puoi rinunciare mai. Idem Cordinier, che non è un campione ma è un ottimo giocatore che voglio sempre nella mia squadra. Forse avrebbe Claiborne. Lui sì che ha le stimate del campione, ha delle movenze, ha il talento, ha delle cose veramente clamorose, ma è discontinuo. Se a Belgrado ha incantato, questa volta ha giocato una partita da 5 più, inutile girarci attorno. A volte si nasconde, a volte trova più iniziative, magari pure sbagliate, come nel finale di partita quando palleggia a lungo e poi tira da fuori di niente. Vabbè. Insomma, cari amici, la sostanza è una, che Banchi può avere delle colpe, ma allena una squadra che io pensavo fosse da 13° posto, invece sono stato troppo ottimista. Per me questa squadra arriva in una posizione peggiore. Deve decidere la società cosa fare. Le opzioni ve le ho già dette quali sono. Cambiare l'allenatore, ma non sono affatto sicuro che questo porti una modifica del rendimento, perché ribadisco, anche se va via Banchi, non immagino Bellinelli che salta come un grillo o Hackett che sia pure scavigliato, che inizia a correre come 15 anni fa. Però è un'opzione. A Banchi però posso rimproverare di insistere troppo su Bellinelli e non dare spazio a Tucker che ha giocato 4 minuti. E se no c'è un'altra soluzione, molto più costosa, devono andare via, scegliete voi la formula, devono arrivare 4 giocatori importanti. Se vuoi provare ad andare a caccia dei play in Eurolega, se no, questa squadra, a mio parere, che ha orgoglio, che fa tutto, veramente tutto quello che può, se va bene arriva quindicesima.